Quest'anno la sua idea per il Natale 2021 è stata quella di mettere nelle mani dei Re Magi il Green Pass e, come ha già dichiarato, però non è stata una forma di protesta, giusto? No, assolutamente. Tu devi sapere che è tradizione a San Gregorio Armeno attualizzare un po' quello che è il presepe. L'anno scorso è stato l'anno delle mascherine sulla Natività. Quest'anno mi sembrava giusto mettere i Re Magi che devono affrontare un lungo viaggio con tanto di certificazione, quindi Green Pass. La mia non vuole essere assolutissimamente una polemica o un, diciamo, una, ma semplicemente un po', buttare un po' di acqua sul fuoco, soprattutto per questa situazione imbarazzante che si è venuta a creare. Quindi il messaggio che si vuole lanciare è un messaggio di speranza e anche un po' ironico, giusto? Soprattutto ironia, prendere con ironia quella che è, diciamo, è stato fatto anche un po' per questo e soprattutto di speranza perché le cose così potranno migliorare e si potrà ritornare alla normalità. Ovviamente ha fatto un po' di scalpore sui social questa notizia, soprattutto hanno mosso qualche polemica no Green Pass e i Novax. Come risponde a queste polemiche e a queste accuse? Allora, devo dirti la verità, sono rimasto un po' esterrefatto dalla polemica, mi hanno tacciato di nazista, di fascista, assolutamente non c'è un, diciamo, una matrice politica dietro questo. Sinceramente preferisco non rispondere perché questo mio silenzio è semplicemente per dire che faccio questo da una vita e ogni tanto, vedi, ci vuole un po' di umorismo, un po' di leggerezza in quello che si fa. Solo sdrammatizzare, forse se rispondessi butterei altra acqua sul fuoco e quindi incentiverei le loro proteste. Invece, meglio così. Abbiamo tante novità, quest'anno è l'anno di Raffaella Carrà e l'abbiamo ritratta in diverse, diciamo, sfaccettature, c'è quella normale, quella con le ali d'angelo, è l'anno del Napoli con i vari campioni che stanno, diciamo, arricchendo la squadra, è l'anno soprattutto del neo allenatore Spalletti, ci sono tante e tante figure che poi verranno man mano a seconda anche del momento. Ma sicuramente anche il neosindaco merita una statuetta. Sì, con la nuova maglia del Paris Saint-Germain. Dietro alle spalle l'allenatore Spalletti con i suoi 8 risultati positivi, veramente adesso la fa da padrone. Insigne sia con la maglia della nazionale che bacia la coppa, sia con la nuova maglia del Napoli. Vedi, proprio attualissimo. Poi abbiamo la mitica Raffaella Carrà, in duplice veste, normale e con le ali di angelo. E poi tanti e tanti altri personaggi che arricchiscono un po' il panorama delle statuine di attualità.